Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare oggi per la quarta giornata del Castellabate International Film Festival Karen Kramer, che viene qui a Castellabate dall'America. È presente con un documentario al Festival di Castellabate e a lei, ecco, chiediamo nel dettaglio di cosa si parla in questo documentario, quali sono, insomma, gli elementi principali. Il titolo del documentario è The Renegade Legacy of Bleecker and MacDougal, che sono due strade di New York City che si intersecano ed è in questo incrocio, nelle vie intorno a queste due strade che si incrociano, che in vari locali è cominciato un movimento di protesta e di rivoluzione dei valori che erano in atto al tempo, e il documentario racconta appunto come da questo incrocio siano poi partiti dei movimenti di rivoluzione. Il documentario ha al suo centro il desiderio di combattere il conformismo e combattere l'ingiustizia sociale. Quanto tempo hai impiegato per realizzare questo docufilm? E da quanto tempo lei è nel mondo del cinema? Cioè, nasce come produttrice, regista, attrice? Karen ha cominciato la sua attività di produttrice regista circa 30 anni fa. Era molto interessata al tempo in religioni e rituali, e questo film invece ha cominciato a produrlo una decina di anni fa, in modo però intermittente, producendone una parte, poi lasciandolo lì, poi riprendendolo in modo da arricchirlo e in modo da arrivare poi a un risultato che è quello che adesso la soddisfa. Ha sempre girato documentari oppure si è occupata anche di cortometraggi, lungometraggi, spot, insomma? Ha sempre fatto documentari, però prima di cominciare a fare documentari, quindi prima di 30 anni fa, scriveva, era una scrittrice. Siccome lei gira documentari e adesso è in Italia, non so se è la prima volta che lei viene in Italia, come ha trovato questo luogo e se magari in futuro ha pensato di poter tornare per girare un documentario qui, magari a Castellabate o in Italia? Al momento non ha pianificato nient'altro in Piace Italia. anche l'Italia? Sì, le piace molto l'Italia e anche la zona in cui Karen vive a New York è una zona abitata molto da italiani, quindi è una cultura che sente vicina. Dopo questo lavoro realizzato, che ha presentato qui al Castellabate Film Festival, ha già in cantiere altri lavori da girare, insomma, lì a New York. Qual è il prossimo, insomma? Al momento il prossimo passo per Karen è di occuparsi molto bene della distribuzione di questo documentario che vedremo qui al Castellabate Film Festival e di altri documentari fatti precedentemente. Ha girato recentemente, ultimamente, un corto in Brasile e il prossimo passo sarà quello di preoccuparsi del sound, del suono e del montaggio. Questo festival cerca, insomma, di dare la possibilità ai giovani studenti di fare scambi interculturali, quindi anche questo è il nostro obiettivo. E solo come trova, insomma, questa formula, se le piace, insomma, dialogare anche e far capire i temi del suo documentario, che poi tra l'altro sono importanti magari agli studenti. Dice che sicuramente il documentario che i ragazzi vedranno domani susciterà dell'interesse e le dispiace un po' che non siano venute più persone dal circondario, più adulti dal circondario a vedere il documentario. E per concludere l'intervista, se vuole lasciare un messaggio anche a insomma, le generazioni
future per quanto riguarda il cinema. Come dicevamo con te ieri, insomma, adesso la fa da padrona Netflix, insomma, tutte queste piattaforme che allontanano un po' le persone dal mondo cinematografico. Ecco, qual è il suo messaggio affinché si possa ritornare nelle sale, insomma, si possa ritornare alla cultura del cinema e avvicinarsi anche ai loro mestieri? È molto interessante quello che ha detto. Prima di tutto, questo dibattito se Netflix e tutti questi altri broadcasters che ci fanno vedere delle cose a casa, sul computer, sul laptop o sul telefonino, verso il fatto invece di andare al cinema, è la cosa di cui si parla moltissimo adesso negli Stati Uniti. Karen ha un'idea che io appoggio totalmente, che l'esperienza di vedere un film sul proprio telefonino è un'esperienza privata. L'esperienza invece di vedere lo stesso film in una sala cinematografica al buio, in silenzio, insieme ad altre persone, è un'esperienza pubblica e quindi viene vissuta a un altro livello di coscienza e quindi permette anche successivamente il dialogo, come abbiamo visto poc'anzi dopo aver proiettato un film che ha generato molte discussioni. Ringraziamo davvero di cuore Karen per essere stata qui con noi, per averci concesso questa intervista e le auguriamo, insomma, un migliore futuro anche per quanto riguarda il suo lavoro. Thank you for taking the time to interview. Thank you for translating. It's not easy, I know.